Mini presenta Mini Habit Sound, il progetto di studio e ricerca per giovani talenti internazionali realizzato con School of Sustainability di Mario Cucinello, che si prefigge di ricercare la sostenibilità in ambito urbano e non solo, in tema di sound design. Ma qual è il denominatore comune di questa comunione di intenti? Ce lo racconta Renzo Vitale, Sound Creative Director del gruppo BMW. Tanti altri mezzi è in grado di migliorare il nostro benessere. Quindi quando abbiamo avuto le prime conversazioni con Mini, con Roberto, con Cristiana e poi a seguire con Mario e col team ci siamo, con Aldo, Giacomo, ci siamo chiesti che cosa può significare far interagire questi due domini. E quindi io sono tornato un po' alla mia storia, ma alla nostra storia di azienda e voglio condividere un po' di informazioni con voi. Anzitutto, quando si parla di sound design per un veicolo, si parla di suoni che il veicolo emette all'esterno, all'interno, tutti i suoni cosiddetti anche attivi, cioè che vengono composti. E sono a maggior ragione importanti per la mobilità elettrica, perché i veicoli elettrici non producono un suono percepibile e quindi per questo motivo ci sono delle norme internazionali che prevedono la presenza di un suono. Quindi da lì è nata l'esigenza, che poi si è trasformata dal mio punto di vista in necessità, perché comunque il suono non è solo informazione ma è emozione. E in questo crediamo come BMW Group e in particolare come Mini, perché Mini è fatta anche per emozionare le persone. Quindi nel nuovo veicolo, vedete, ci sono diversi suoni all'esterno, all'interno, e la cosa bella che noi abbiamo offerto alla nuova generazione è un pacchetto di esperienze. Ogni esperienza racconta anche una storia di colori, una storia di proiezioni e una storia di suoni. Ci rende allegri, ci rende sereni, ci rende tranquilli. Il caos può inquinare la nostra vita, il traffico cittadino, il rumore.